a tutti ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video, sono i vostri Lerecolli. Sì, vi state chiedendo cosa si fa Lerecolli fuori e non a casa. Perché sto facendo il video fuori e non a casa? Giustamente per prendere un po' d'acqua, boccata d'aria. Ma io faccio anche video sul mio canale YouTube fuori anche. È raro vedermi fuori fare video, è raro, però non si sa mai. Comunque voglio fare questo video per dire che sto pensando di mollare tutto. YouTube, Facebook, Instagram, tutto, tutto. Tutto. Sto pensando di mollare tutto perché veramente mi sento stanco e mi sento ormai Instagram, YouTube, come dire, non esiste più. Che tempo fa ho fatto un video dove parlavo che noi siamo schiavi di questi social network. Vi lascio il link nella scheda, andatela a vedere, mi No, raccomando. ma me ne devo tornare a piedi. Però raga, facendo video su YouTube uno dietro l'altro di continuo, accatastare tutti gli argomenti che ho fatto in tanti anni. Sì, posso dire che ho trovato una soddisfazione, mi sono proprio tolto dei pesi, però ricordiamo forse che c'è sempre una fine, dove c'è un inizio c'è sempre una fine. YouTube, posso dire che mi ha dato delle soddisfazioni. Sì, mi ha fatto conoscere tante persone famose, dai miei fratelli. YouTube fa cagare, Rubino, Flame, anche se io ho contratto solo YouTube fa cagare di persona, una volta sola. Mi ha fatto conoscere, non di persona ovviamente, però diciamo in amicizia, YouTubers big che contano. Sono diventato amico, siamo amici, sono contento. Conoscerò altri YouTubers più avanti, chi lo sa. Tutto questo grazie a YouTube. Da quando ho iniziato a fare i video, da quando ho aperto il canale. Soddisfazione uno dietro l'altro. YouTube, posso dire che mi piace, perché per me è un passatempo. Fare video così è un passatempo, mi piace, mi diverte e mi toglie proprio delle grandi soddisfazioni. Però ricordiamo, come ho detto prima, cioè, dove c'è un inizio c'è sempre una fine. Sto pensando, non ho detto che è definitivo, che io chiudo con YouTube. YouTube, il mio canale rimane. Non lo cancello, non lo elimino. Oddio. Non pensate male, raga. Non pensate male. Però devo pensare anche a me stesso. Perché ormai, come vedo in giro, le persone hanno sostituito la vita reale con quella virtuale. Sono 24 ore su 24. Sempre con quel cellulare in mano. Vabbè, contenti loro, vita loro, non mia. Io devo guardare me stesso, io devo guardare la mia di vita. Però raga, è un consiglio che ti do, anziché vi do, non sostituite definitivamente la vostra vita virtuale, cioè quella reale con quella virtuale, perché rischiate veramente di perdere tutto quello che avete costruito voi, rischiate di perdere, di far crollare un piedistallo che avete costruito con tanti anni di fatica. Perché veramente è un casino poi di cominciare da zero, cominciare da capo. Cosa che sto pensando? Di mollare tutto, ogni tanto, chissà,
farò un video sul mio canale, farò un video sul mio canale ogni tanto, non tutti i giorni ovviamente, ma ogni tanto così per uscire un video. Però, come detto prima, tanto aspettare che c'è le macchine passano, su Instagram. Sapete ormai la storia che mi hanno rubato il cellulare, sto pensando di tornare più, allora il profilo rimane, non viene eliminato, il profilo rimane. Però tornare mi fa da riflettere, la cosa, mi fa riflettere molto, come YouTube ovviamente, come YouTube, il mio canale, se continuare o no, non lo so, devo pensarci bene, decidere in futuro. Io, non gli altri, sono io che decido il mio futuro. Comunque posso dire che YouTube è andato benissimo, il mio canale è partito alla grande, sta crescendo, grazie proprio di cuore a tutti quelli che mi stanno seguendo e che mi seguiranno e si stanno iscrivendo e mi stanno aiutando proprio nella vita, cioè virtuale, non reale ovviamente, a farmi conoscermi veramente come sono, cioè a parte che lo sapevo come sono, non è che bisogna fare video per conoscere una persona, ma siete voi che mi state dando la forza di andare avanti, siete voi che mi seguite sul mio canale YouTube ogni giorno, quindi grazie di cuore veramente, non so che dire. In conclusione raga, che devo dire? Sto pensando di mollare tutto, sto pensando. Non è che dico, boh, domani chiudo tutto, YouTube, Instagram, ciò. No. Ti sto pensando. Non so se è definitivo un domani, non lo so. Però devo pensarci bene. Per il mio bene, ovviamente. Anche per il mio lavoro, giustamente. E niente, e questo era tutto quello che dovevo dire, e boh, questo è quello che dovevo dire, infatti sono fuori, potete vedere, sono fuori, non sono a casa mia, ma sono fuori, sono contento, va bene, va? Il video è finito qua, fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere le vostre conclusioni e opinioni nei commenti qua sotto, mi raccomando. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutto quello che ho detto. Il mio numero, ad esempio. Se volete che continuo, no? Vedremo più avanti. Domani vedremo, ci penserò molto bene. Comunque, il video è finito qua, fatemi sapere cosa ne pensate voi, conclusioni, opinioni, commenti qua sotto. Come sempre tutti i link in descrizione li trovate nell'info box. Facebook, tutto Instagram, Musical.ly. E state tranquilli che forse tornerò, forse. Ma ci penserò anche 10 volte. Comunque i link in descrizione li trovate nell'info box. Lasciate un like, mi piace, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E come sempre raga, forse ci vedremo in un prossimo video, forse. Bye guys, se vi ricordi, un bacio e alla prossima.